Quello che per gli abitanti del posto è il castello di Marina di Camerota, per l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta è divenuto un sogno da realizzare e consegnare nelle mani dei cittadini, un obiettivo da raggiungere e dopo mesi di lavoro i primi risultati arrivano e si possono toccare con mano. A dichiararlo attraverso un video sul suo profilo Facebook è il primo cittadino di Camerota che con orgoglio fa presente che dopo 2 anni il comune è fuori dalla crisi e quindi può riscattare il castello per restituirlo ai suoi cittadini. A distanza di 2 anni dal momento dell'insediamento, difficilissimo, con una situazione finanziaria davvero sull'orlo del fallimento, dopo 2 anni possiamo dire che Camerota è finalmente fuori dal tunnel e fuori dal periodo di grande crisi. Con questi primi 2 anni possiamo dire di aver portato a casa risultati straordinari, notevoli, davvero sotto gli occhi di tutti e non soltanto dei nostri concittadini, ma anche all'esterno questa cassa di risonanza è forte. Noi non ci siamo fermati a dover gestire l'ordinario, ma abbiamo cominciato a sognare per Camerota, abbiamo cominciato a sognare le cose importanti, abbiamo cominciato a sognare quello che ritenevamo all'epoca fosse impossibile, non per la squadra di Terra da Mare. Ed ecco cosa abbiamo sognato? Abbiamo sognato l'acquisto del castello di Camerota, abbiamo sognato di poterlo riscattare dal tribunale, abbiamo sognato di poter attuare il diritto di prelazione, abbiamo sognato di andare in consiglio comunale e di ottenere all'unanimità il voto per poter acquistare il castello. Tutto questo era impedito da una situazione finanziaria che tutti conoscete, era disarmante. E anche acquistare la credibilità all'esterno era difficile, soprattutto per chi doveva concederci quelle somme. Ebbene, noi ci siamo riusciti con tenacia, con determinazione, guadagnando credibilità, facendo attenzione ai costi e tagliando tutti i rami secchi. Camerota non aveva credibilità dalla Cassa Depositi e Prestiti e né da nessun altro ente che doveva elargire le somme per l'acquisto del castello. Noi quella credibilità l'abbiamo riavuta, le abbiamo riconquistata e oggi possiamo dire che la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso ufficialmente al Comune di Camerota la somma necessaria per acquistare uno dei beni più belli, uno dei beni ai quali siamo più affezionati, uno dei beni storici più importanti, un autentico gioiello che adesso dovrà diventare non solo uno dei punti fondamentali per lo sviluppo della storia, della cultura del nostro territorio, ma uno dei fiori all'occhiello per il rilancio di Camerota.